Allora, come state? Tutti bene? Io non tanto, sono raffreddato. Allora, vediamo un po' di dire un po' di cosette, eh? In modo che quelli che sono qua, naturalmente ci sono in parte perché lo hanno già votato l'altra volta a Parigi, e in parte sono qua perché poi devono naturalmente darsi da fare in vista del ballottaggio. Chi è che parla? Se state zitti capite tutti. Bravo. Ok? Bene. Allora, ascolta, io penso così, no? Ascolta bene, eh? Io penso così. Quando ci sono le elezioni, che c'è? Tabono. Se mette l'altro dopo la parola. Allora, quando ci sono le elezioni, naturalmente ci sono i candidati. E i candidati presentano un programma, va bene? Quando uno è nuovo come Parisi, nel senso che è la prima volta che si candida, il programma è quello che lui dice. Quindi dovete ascoltare bene, ora lo dirà, tutto quello che vuol fare, quello è quello che vuol fare, d'accordo? Quando si candida... Beh, non ho detto ancora nulla, capisco l'entusiasmo. Vabbè, però fallo, sennò poi ti rimane nelle mani. Dai, fallo. Dai. Quando si candida uno che è dello stesso gruppo di quello che ha governato prima, no? Il programma non è quello che dice, è quello che hanno fatto quelli che c'erano prima. È chiaro? Quindi la scelta è, mi va bene quello che hanno fatto prima e quindi li rivoto, o non mi va bene e quindi scelgo un altro? Questa è la scelta da fare, non ascoltare i programmi in televisione, che poi la televisione è una brutta bestia, state attenti insomma. Non è quella la scelta, capite? La scelta è quello che uno ha fatto. Questo è importantissimo da dire alle persone. Non è che uno va in un posto in televisione, racconta un programma e dice quello è. Perché se quello che dice in quel programma o in quella riunione, eccetera, è contrario con quello che hanno fatto quelli prima di lui, che sono dello stesso gruppo, ha detto delle bugie. È chiaro? Questo deve essere chiaro, molto chiaro, perché altrimenti uno si fa confondere, e quando uno si fa confondere ci passa per bischero poi alla fine, e nessuno gli piace passare da bischero, no? Gli piace a tutti passare in modo che dice una cosa e quella è, va bene? Allora, con Parisi, siccome è la prima volta che si candida a sindaco, è chiaro che quel che dice è quel che vuol fare, no? Lo capisce chiunque. Bene. Bravo! Detto questo, le piace Parigi, signora? Le piace Parigi? Tantissimo. Quanto? Tanto, da un ma come uomo, eccetera? Per il programma che ha fatto. Il programma. Ma un po' anche come uomo o no? Come uomo? Non so. Posso dire di no? A lei è mia moglie, lo può dire. Sono chiaro, mi piace. Mi piace? Beh. A lei, signora? Sì, difatti io l'ho già votato, lo rivoterò. Ah, ecco, non sono scorpi, eh? Aspetta un po', che voglio sentire qualcun altro, Stefano, poi dopo si comincia. Aspetta, anche qui. Scorsi. Fatti con quelli giusti, tutto a posto, andiamo un po'. Signora, a lei le piace Parigi? Tantissimo. Come mai? Mi sembra, e poi lo conosco, quindi è una persona seria e sono certa che manterrà quello che dice. Stefano, ti va alla grande? Non male, vediamo. Vediamo, che lei scappa, allora proprio lei. Le piace Parigi? Molto. Perché le piace? Perché penso che sia una persona che può aiutare a riconquistare Milano nel modo giusto. Ora non ti posso salutare.
A lei le piace il Parisi? Sì, sì. Cos'è che le piace di quello che ha sentito dire? Beh, il programma che ha esposto nei precedenti. E del programma che gli è rimasto impresso? Sulla sicurezza, sulla viabilità, insomma, su tante cose. Bene, allora intanto ho fatto un giro così, sono abbastanza soddisfatto. Ora torno, Stefano. Te sta lì che... Allora Stefano, cominciamo a parlare un po' e a chiarire un po' di cose. Mi consenta. A proposito di mi consenta, dobbiamo fare un augurio a Silvio Berlusconi. Posso, Ieri sera mi ha chiamato lui. Mi ha chiamato per tranquillizzarci, per tranquillizzare tutti noi, che sta bene, sta tranquillo, un po' stanco, perché respira con un po' di fatica, però aveva una voce ottima e gli ho detto: Presidente, qua l'aspettiamo tutti quanti, ovunque vado tutti chiedono che lei torni presto, e quindi vedrete che è molto più forte di fibra di quanto ci immaginiamo. Quindi vi mandiamo un grandissimo abbraccio. E gli facciamo gli auguri veramente di cuore. Allora, Stefano, vorrei partire da questa cosa. Io sono contento di essere qui e di non essere in Piazza Duomo, perché penso che larga parte, come hai detto tante volte, del lavoro da fare sia in zone, già siamo in una bella zona, ci sono zone con molti più problemi e molte più difficoltà. Allora, un punto fondamentale che a me chiedono continuamente e che vedo che anima le persone è quello di dire: noi vogliamo vivere in città sereni, cioè vogliamo poter uscire di casa tranquillamente, ci deve poter uscire una mamma con un bambino, ci deve poter uscire un anziano, ci deve poter uscire una persona indifesa, perché aspettano che tu le difenda te, queste persone qui, non il sindaco, lo sai com'è, è come il parroco, poi vengono a bussare alla porta perché sei te la persona che a loro interessa. Allora, cosa intendi fare per rendere queste persone più serene nella vita che vogliono fare la sera, ad esempio ora, e comincia a essere buon tempo, no? Bel tempo. Allora, naturalmente le persone vorrebbero uscire, certe zone uscire non si può, questo è... per uno che sta in casa tutto il giorno, che magari è anziano, eccetera, è una botta fra capo e collo. Che intendi fare? Partiamo da qui. Beh, innanzitutto la prima cosa che vogliamo fare da subito è rimettere i vigili di quartiere. È la prima cosa che faremo con la prima giunta. Non so se ti... qui, signori, dovete sapere che lì c'è il sindaco Albertini. No, è il ministro Tremonti. No, non è Albertini, è il ministro Tremonti, poi gli facciamo dire cosa pensa di te. Prego. Lì c'è il ministro Tremonti travestito da Albertini. Poi, oh, è così. Poi là dietro c'è da qualche parte Maurizio Lupi. Qui c'è Paolo Del Debbio che era assessore con Gabriele Albertini. Insomma, stiamo ricostituendo quella squadra lì, non so se questo... Purtroppo Paolo non vuole venire a lavorare con noi perché già ha un altro lavoro, però quelle cose che facemmo allora, e fu proprio Paolo a mettere i vigili di quartiere, e i vigili di quartiere... Guardate che se mi ci levate me dalla televisione non mi ci rimane più nessuno. Poi fate come volete, però... Questo in effetti è più utile lì, sì, è giusto. Molto popolare, ovunque vado mi dicono: ma lei è stato da Del Debbio? Non è che mi dicono hai fatto altro al TG1, no, lei è stato... Importante che ti votino, poi quel che dicono non importa. La trasmissione più popolare di Milano. Va bene. Allora no, il vigile di quartiere sarà fondamentale, però dobbiamo fare di più, perché vedete qual è il problema? Il problema non è soltanto la presenza fisica, che sicuramente aumenteremo migliorando la presenza dei vigili in strada, aumentando, lo facemmo con Gabriele allora, riportando i vigili in strada e non stando, che non stiano in ufficio a gestire le multe, ma si mettono in strada a stare vicino a noi per la nostra sicurezza. Poi servirà molta tecnologia, oggi sono delle tecnologie che consentono di avere un controllo sul territorio e di usare in modo più intelligente le pattuglie,
Che vuol dire? Vuol dire che c'è, mettendo in rete tutte le telecamere che ci sono, pubbliche e private, oggi ci sono delle tecnologie che possono mandare l'immagine immediatamente direttamente alla pattuglia che è sul terreno e quindi può andare immediatamente in pochi minuti raggiungere. Su questa tecnologia il presidente Maroni già ci ha promesso che ci aiuterà per fare l'investimento con risorse della regione. Ma soprattutto però, Paolo, sai cos'è la cosa importante? Che questo è un problema nazionale. Che se ci rubano una macchina o ci rubano in casa, andiamo a fare la denuncia, ma lo sappiamo benissimo che non succede nulla, cioè che nessuno se ne occupa. E allora questa cosa è una cosa importante, perché è molto grave che questa criminalità è una criminalità impunita. Se un rom oggi ruba nelle case, sa di essere impunito, non succede nulla. Allora, la prima cosa che farò come sindaco, parlerò col procuratore della Repubblica di Milano e col prefetto di Milano per dire che questa cosa, già che esiste l'obbligatorietà dell'azione penale, cioè usi quelli in funzione, non quelli vecchi come quegli altri, esatto, no, perché loro prendono i magistrati in pensione, quelli invece vecchi. Vai a parlare, bravo, vai a parlare con quelli che sono in funzione. Sì, ho capito. Questo è un buon argomento, vedi, hai ragione. E credo che devono, siccome c'è l'obbligatorietà dell'azione penale e siccome sappiamo tutti che, per esempio, le case occupate, c'è un racket, ci sono le fotografie che gli abitanti nelle case popolari hanno fatto di quelli che sono il racket e che prendono i soldi per occupare le case. Già che c'è la foto, già che c'è la denuncia, vogliamo procedere e fare un'indagine o ci occupiamo soltanto d'altro? Abbiamo anche la legittima difesa! Come dice? Vogliamo una legittima difesa. Quel signore lì ha diritto a parlare, perché quel signore lì è venuto da me insieme alla moglie, sono stati bastonati tutti e due, la moglie ancora insomma non sta bene, di lui non si è occupato nessuno e quindi aveva buon diritto a urlare, a dire quel che dice. Va bene. Gli mandiamo tutti un abbraccio alla signora. Allora Stefano, c'è un'altra questione che interessa molto a tutti. Uno vorrebbe uscire di casa, dunque le persone anziane, non anziane, insomma, a casa propria la tengono meglio che può, no? Che possono, anche se sono case magari modeste, così, però, anzi di più quelle, uno le pulisce, le sistema, le arreda, le rende insomma il più ospitabili, più ospitali possibile. Questa cosa naturalmente uno vorrebbe uscire di casa e trovare che qualcuno fa fuori quel che lui fa a casa, e cioè sistema, pulisce, mette qualche fiore, perché diciamo le persone che si ritengono troppo intelligenti, e in questa città ce ne sono un bel po', in certe situazioni, vabbè, poi ne parliamo dopo. Se troppo intelligenti, ma queste sono robette, ma di che ti stai a occupare? Qui bisogna l'idea di città, eccetera, eccetera. Invece questo è fondamentale, no? Perché dipende dalla qualità della vita che uno ha lì intorno a dove vive. Allora, da questo punto di vista, siccome questo succede sostanzialmente in periferia, cosa intendi fare? Sì, innanzitutto secondo me dobbiamo spiegarci bene sul concetto di periferia. Guardate che per la periferia di Milano è il centro della città metropolitana di Milano, cioè è un centro della città, non è periferia. Io non amo tanto il termine periferia, perché noi dobbiamo far diventare tutta la città centro, tutta la città deve essere qualità. Come Sala dice, mi occuperò delle periferie, e non va bene, perché ti sei occupato solo dell'Expo, eri commissario, quindi avevi poteri anche di occuparti delle periferie, non te ne sei occupato. Milano non è solo i grandi eventi, Milano è Milano deve essere tutta città, deve essere tutta vita di qualità, perché Milano deve essere tutta all'altezza della sua reputazione internazionale, che è alta, ma per quale motivo ne devono godere soltanto pochi milanesi? Allora, sicuramente la pulizia e il decoro è importantissimo, anche perché insomma tutto quello che riguarda i graffiti, il taglio dell'erba, guarda lì dietro, guarda quell'erba quanto è alta, non si può lasciare in questo modo, no? I giardini e le aree verdi della città, quello vuol dire che sono settimane che non viene curata, non va bene, perché c'è una logica sbagliata dietro a questo, di disinteresse rispetto a fatti che, come dicevi tu, non
sono considerati fondamentali, invece sono fondamentali nella nostra vita, come quella della polizia. Però ti dico una cosa in più. Siccome Milano è una città dove c'è tantissimo volontariato e ci sono tante zone dove ci sono i cittadini che si occupano di questo, ci sono tante realtà associative a Milano che tagliano l'erba negli spazi pubblici, che puliscono dai graffiti, che fanno delle attività di manutenzione. Allora, per quale motivo quei quartieri che hanno questo tipo di attività devono pagare la stessa Tari che pagano gli altri? Io credo che noi dobbiamo riconoscere un ruolo sussidiario di chi, dei cittadini che svolgono in quel momento una funzione pubblica, e dargli degli sconti sulla Tari. Dal punto di vista diciamo di eventuali aiuti, soprattutto alle famiglie che hanno persone con invalidità, eccetera, cosa intendete fare, Stefano? Perché questo è un tema, diciamo, che magari è un tema che non è tra quelli di cui si parla di più, però quando una persona poi si ritrova, sono problemi seri. Noi abbiamo parlato molto durante questa campagna. Cioè, scusa Stefano, interrompo per dirti questo. C'è gente che a causa della mancanza totale di aiuti, da questo punto di vista, fa una vita d'inferno, ok? Quindi qui bisogna metterci le mani. Sì, insomma, l'altro giorno stavo in una casa popolare senza ascensore, c'è una signora di 70 anni che ha una figlia di più di 40 anni che non è autonoma e deve portarla su e giù per queste scale da sola a 70 anni, e le dice: ma io cosa succede? Io ho 70 anni, che succederà fra qualche anno? Allora, queste sono cose diffuse. Noi ne abbiamo parlato tanto durante questa campagna elettorale, non fa notizia sui giornali, per cui purtroppo queste cose si dicono ma poi finiscono un po' in un binario morto. E invece credo che ci siano molte cose da fare. Innanzitutto abbiamo un problema molto grave di barriere architettoniche, e va bene, e questo lo sappiamo, bisogna fare un grande investimento per consentire, per quanto possibile, un disabile. Guardate, io in questa settimana ho fatto tanto lavoro anche con i ciechi, all'Istituto dei Ciechi, ho fatto un lavoro con i sordomuti, ho incontrato tanti disabili. Guardate, noi è molto complicato immedesimarsi in una vita così. La normalità è una cosa molto complicata da raggiungere se hai problemi di questo tipo. E noi dobbiamo capirlo, il primo tema che dobbiamo fare è capirlo noi, tutti quanti, che non è che un disabile che non trova, non riesce a arrivare al bottone dell'ascensore per prendere l'ascensore per scendere, per noi può essere una sciocchezza, ma per un disabile è un dramma ed è anche un tema, come dire, di umiliazione personale. Dobbiamo occuparci di questi temi, non possiamo lasciarli andare in questo modo. Lo conosci Tommy? Tommy è un grande amico. È un tuo amico? Sì. Sei sicuro? Sì. Attento, perché non è tanto raccomandabile. Come no, ogni volta che vengo a te mi dice: oh, mi raccomando, salutami Paolo. Vabbè. Sei arrivato a prendere un po' di una quantità di voti che, pur ritenendo che siano meno di quegli altri, sono tantissimi, d'accordo? Cioè, perché poi diventa un sostegno al reddito in cui uno fa prima a prendere il sostegno al reddito che non a lavorare, e quindi rimane a prendere solo il sostegno al reddito. Penso che bisogna introdurre delle forme di sostegno al reddito condizionate, come ha fatto Bloomberg a New York nel 2007, condizionate a una serie di attività che devono essere fatte perché la famiglia faccia di tutto per uscire dallo stato di povertà, perché altrimenti diventa quell'assistenzialismo che non ci possiamo permettere come finanza pubblica, ma secondo me fa male anche perché crea due Italie, uno che è assistita, un'Italia assistita e un'Italia che lavora. Penso che questo vada fatto con la nostra logica, cioè con una logica liberale, non con una logica assistenziale. Nella questione di questa diminuzione a causa di mancanza di reddito, c'è una diminuzione dell'accesso alle cure sanitarie fondamentali, per cui c'è stata della speranza di vita. Allora, qui è una questione esclusivamente di quattrini, nel senso che molte persone rinunciano ad alcune visite, in particolare il dentista in cima, ok? Perché non è che molti anziani che si vedono senza denti gli piace stare così, stanno così perché non hanno i soldi per farci. Allora, qui si può pensare che un comune intervenga, oppure bisogna...
rivolgersi ad altri. No, le risorse per questo il Comune in questo momento non ce le ha, però il Comune può fare delle cose importanti, perché può insieme alla Regione, senza generare dualismi sul tema della sanità, perché poi il cittadino, la differenza che c'è tra assistenza, sanità, è tutto un percorso, un'attività che il cittadino non capisce. No. Credo che quello che dobbiamo fare, già ne ho parlato con Maroni, è quello di dare delle strutture alla che ne hanno bisogno, evitando che questi vadano al pronto soccorso e qualunque cosa succeda, il famoso codice bianco, che è una delle cose più costose, perché mettiamo una struttura molto costosa come un pronto soccorso di una clinica o di un ospedale altamente tecnologica, con medici molto professionalizzati, al servizio di una miriade di cose che sono il mal di pancia, il mal di testa eccessivo, cose che succedono. Allora in quel modo noi potremo dare un'assistenza migliore, alleggerire dai costi il sistema sanitario pubblico e generare le risorse per poter dare invece assistenza anche ad esempio alle cure dentarie, che effettivamente, come dici tu, è uno dei temi più delicati che ci sono sul territorio. Considera poi che ci sono, noi abbiamo delle straordinarie, sai che i dentisti milanesi fanno un grandissimo lavoro gratuito per tutti quei bambini che non hanno famiglia, che stanno presso le associazioni o le case famiglia. Quindi qui c'è, Milano è una città straordinaria, cioè c'ha una volontà e una capacità, è davvero, come si dice, Milano col cuore in mano, ha una capacità straordinaria di aiutare, no? E allora dobbiamo mettere a sistema tutto questo e evitare che succedano situazioni di questo tipo dove persone povere non si possono curare i denti. Questo è un tema importante. Allora, case popolari. Case popolari. Scusa, prima di passare a parlare di case, possiamo un attimo, un minuto, dedicarlo alle persone che oggi sono morte quando è caduto un palazzo a Milano per una fuga di gas? Allora, che penso che queste cose, guardate, non voglio strumentalizzare, sono cose che succedono in tutte le città, da Palermo fino a Udine, però il fatto che succedano ancora cose di questo tipo nel nostro sistema, nel nostro paese, non va bene, perché ci siano fughe di gas che fanno esplodere, che decimino famiglie, quando siamo nel 2016, insomma, la capacità di controllo della qualità degli impianti in capo alle aziende che forniscono il gas, piuttosto che in capo alla capacità di controllo delle ASL, piuttosto che il Comune, deve essere messo a posto. Non possono essere cose che non succedono più, non devono succedere. Allora, andiamo sul tema case popolari. Quel che succede nelle case popolari, lo stato spesso di abbandono e comunque l'assenza di manutenzione, cioè è noto, è inutile che ti sto... Che intendi fare? Lo sanno tutti qual è il problema. Allora, innanzitutto dobbiamo portare la legalità, perché ci sono aree, zone, tra palazzi dove ci sono il 30-40% di case occupate, e su questo quando si parla di case occupate e di sgomberi, inizia un dibattito per capire se è giusto o non è giusto, se hanno diritto o non hanno diritto, facciamo guaio. Il dibattito non ci può essere. Le case occupate, chiunque, anche se tu hai il più grande bisogno della terra, tu devi, non esiste la possibilità che tu vai a pagare il racket, gli dai 5.000 euro e ti fai sfondare giù una porta. Peggio ancora, succede anche su case abitate, di persone che magari stanno una settimana in ospedale, trovano la casa occupata. Questa roba non è tollerabile più, punto. È inutile mettere un magistrato a Palazzo Marino a occuparsi di legalità quando succedono cose, un magistrato in pensione, quando succedono cose di questo tipo. Come non esiste che ci siano realtà come quella dei centri sociali che occupano gratuitamente case pubbliche o case private. Queste cose, guardate, lo dico perché questa ambiguità che c'è sul tema del diritto di proprietà è gravissima. Guarda, io lo dico perché quello che sta succedendo ad esempio a Leoncavallo, è successo che il Comune ha cercato di fare una trattativa con Leoncavallo, ma la trattativa non l'ha fatta con Leoncavallo,
l'ha fatta con i Cabassi, che sono proprietari di quello stabile, a cui dice: guarda, se li lasci qua io ti do un bene demaniale che diventa tuo. Allora, Basilio Rizzo, candidato della sinistra più sinistra, ha votato contro, si è messo contro su questa cosa qua e non è passata, grazie a lui. Allora, che esista questa cultura per cui il diritto di proprietà è una cosa, vabbè, insomma, è affermata però fino a un certo punto, non va bene. Allora io penso che dobbiamo fare in modo che il diritto di proprietà venga affermato, dobbiamo dire in maniera chiara che chi occupa le case popolari sta togliendo la casa a quelle 20.000 famiglie che sono in lista d'attesa, sta danneggiando una famiglia che ne ha diritto, che sono le famiglie che non arrivano a fine del mese. Quindi innanzitutto questo va fatto, poi vanno trovate le risorse, perché bisogna fare un grande lavoro di ristrutturazione. 10.000 sono gli appartamenti oggi dell'edilizia popolare che non sono agibili, vuoti, pensate così come sono, perché spesso sono proprio luoghi di criminalità. Guardate che vivere, magari qualcuno di voi già ci sta o l'ha conosciuto, vivere in una casa dove il 40-50% degli appartamenti sono occupati e le case degli italiani che sono là dentro, le famiglie sono famiglie magari di anziani e gli occupanti sono trentenni, guarda che c'è una vita, è quella la frattura sociale che genera il rifiuto, che genera la paura, che genera quella cosa di cui ci accusano, ma che invece noi vogliamo solo risolvere, vogliamo sciogliere, non vogliamo alimentare, no? Ecco, io penso che il tema delle case popolari sia una super priorità. Bene. Dei campi rom che se ne facciamo? Beh, quello che dicevo prima, no? Va portata la legalità, va portata la legalità, punto. Non esiste che esistano aree dove il diritto è sospeso, dove ognuno può fare quello che vuole. È lì il momento in cui si genera quella rottura e quel rifiuto verso i migranti. Siccome io voglio invece una società aperta, una società in cui chi viene qua vive nella legalità e nel diritto, in cui chi viene qua, perché noi siamo accoglienti, lo siamo sempre stati, ma le nostre regole, non a regole che non esistono. Per questo, questa è la cosa che più mi muove, perché noi dobbiamo tornare a essere accoglienti, come siamo sempre stati. Sentiamo un signore, dica, veloci, eh? Sì, velocissimo. Ci parli della città metropolitana, lei è un sindaco della città metropolitana. Ancora no, aspetti una settimana. No, sarà, io spero, anche perché voglio dire che lei mi piace, lei ha detto le cose che pensa e nei confronti che io ho visto in televisione l'ho visto molto sincero, cosa che Sala invece era tutt'altro. Città metropolitana, credo. Beh, la città metropolitana credo che sia stato uno dei peggiori regali che ci ha fatto Del Rio, perché ha generato un vuoto istituzionale. Guardate che sta succedendo adesso all'idroscalo, poi succede tutto in campagna elettorale, poi uno dice la Tari, il diluvio, l'alluvione, il degrado, tutto in questi 15 giorni sta succedendo. Vabbè, i nodi vengono al pettine prima o poi. Allora, però anche gli 80 euro ripresi indietro sono successi più di tutto quello. E quindi poi i nodi vengono a pettine quando si pigliano in giro la gente. Questo è un tema molto importante. Allora la nostra idea è questa. Dov'è il signore? Ah, ecco. La nostra idea è questa. Dobbiamo riprendere in mano il nostro destino. Cioè Milano deve decidere qual è la sua forma amministrativa per governare l'area metropolitana. Perché è evidente che grandi temi come dall'idroscalo all'ambiente, ai trasporti, alla casa, sono temi non dal comune di Milano, ma dall'area metropolitana, no? E qui noi dobbiamo riprendere in mano, io riprenderò subito un'iniziativa con i comuni dell'area metropolitana, proporremmo l'abrogazione della legge Del Rio, che è una legge sbagliata, per ricostruire una nostra vestito istituzionale come ha fatto Barcellona, come ha fatto Berlino. Cioè ci dobbiamo dare la nostra amministrazione e Roma fa il piacere di fare quello che diciamo noi e non quello che dice il sindaco di Reggio Emilia. Prego, signora. Sì, esatto. Dica. Ah, c'è la signora, scusa. Ah, no, eh. Dica. Allora, una parola al nuovo signor sindaco. Lei è quello che ha promesso a tutti noi, mantiene la parola o no?
No. Però io sì, perché sono una bella signora corretta. Da me non deve essere niente di storto. Brava signora, si è raccolta. Sono arrivata a due carriere brillanti di lavoro, ho 45 anni di Milano, 6 figli. E sono orfana di guerra dal 40. Di esperienze ce n'ho. Allora, l'appello che faccio a lei e alla sua amministrazione, quello che si promette devi cercare di farlo. Di una città cimentata sul territorio degli animali. Non può essere un discorso a sé. I protest sono quelli che vogliono la sperimentazione animale, c'è la vivisezione. Secondo, vorrei sapere cosa pensa di fare in Milano con la modifica alla legge regionale, il progetto di legge 228 bis in materia di evoluzione del sistema sociosanitario lombardo, che Maroni, che è il presidente della Lega, della regione, che voglio dire è... Silenzio! Basta nulla! Basta nulla! Chi ci vuole stare ci sta, se no... E porta a un insieme di cancellazioni... Però faccia svelta, signora! ...che io ho scritto, sì. Va bene, basta, chiuso! Va bene, allora... No, l'altra cosa, allora, sempre riferita agli animali, noi abbiamo un problema, dico noi, volontarie, non so se lei sa che cosa sia l'Oasi Lago dei Tigli, allora il lago che Pisapia ha certificato, quello che ha fatto per l'Expo, allora lì c'è un unico rifugio che il comune vuole sfrattare, ed è un unico rifugio dove due volontarie, senza una lira da parte del comune, fanno stare cani e gatti, galline e le capre. Allora io voglio sapere se lei ha intenzione di intervenire con il demanio, vuole intervenire con il demanio per risolvere questo che è un problema. Va bene. Sentiamo le risposte. Allora. No, però non se ne vada, signora, sennò... Non se ne vada. Se no mi ha fatto la domanda e se ne va, no? No. Allora, innanzitutto si ascolta tutti, perché noi siamo per la libertà. La libertà è il nostro valore fondamentale, la libertà di parola. Noi facciamo parlare tutti, non azzittiamo mai nessuno. E soprattutto gli indecisi, che facciamo parlare, perché sennò se parliamo soltanto noi che siamo decisi non va bene. Allora signora, la prima cosa, il programma di cui io le ho parlato in parte stasera, ma è molto più ampio, è un programma pubblicato, lo conoscono tutti, oppure comunque distribuito qua in giro, è un programma che è stato approvato e costruito con tutti i partiti, compresi i partiti della Lega, il partito della Lega. Tutti abbiamo condiviso quel programma, il sindaco sarà eletto e il programma. E la squadra che io avrò e i consiglieri comunali della maggioranza saranno tutti impegnati a realizzare quel programma. Siamo d'accordo su tutto, guardate che quello che io sto dicendo è condiviso da tutti, dalla Lega, dalla Forza Italia, Fratelli d'Italia. Non ci sono nessun, anche il Milano Popolare, tutti, Gabriele Albertini, la lista civica, siamo tutti d'accordo, siamo una squadra chiara che dice le cose che pensa e fa quelle cose, non avremo nessun problema al nostro interno, anzi, le dirò, chiedo e sto chiedendo ma non ho risposta, da molto tempo a Sala di fare un accordo perché si smetta con l'ostruzionismo in Consiglio Comunale. Perché se Renzi vuole una riforma per rendere più rapido il processo decisionale a livello di Stato, dobbiamo abolire le norme del regolamento che bloccano le decisioni. Perché penso che un comportamento soltanto di ostruzionismo da parte dei consiglieri comunali, sia dell'opposizione che della maggioranza, non va bene. Quindi io spero che questo sia concordato con tutti prima di domenica, perché dobbiamo poi decidere andare avanti. Per quanto riguarda gli animali,
Ma letta ieri l'intervista al mio cane che hanno fatto sul Libero? No, davvero, ieri hanno fatto un'intervista al mio cane sul Libero, che è molto per gli animali. Io intendo l'organizzazione dei volontari. Ma noi sosteniamo tutte le organizzazioni di volontari tante volte e vogliamo aiutare i volontari che fanno. Certo, ma ci mancherebbe. Anche se ha perso il ricorso al TAR. Ma noi ti ricordo i commercianti di piazza, come si chiama? I commercianti della galleria hanno perso un ricorso al TAR e noi andremo via avanti fino in fondo perché hanno ragione loro, noi non ci fermiamo davanti al TAR, sia tranquilla. Bene, altre due domande e poi abbiamo finito. Sì. Buonasera, come cittadino di Bonola. Abbiamo difeso i parchi dai canali di scolo, abbiamo difeso il Montestella, abbiamo difeso la Mognana, la Moschea. Volevo sapere, fare la domanda secca a Stefano Parisi, che probabilmente voterò. Molto probabilmente. Molto probabilmente. Sì, per questa domanda. La domanda è, vai. Difenderemo i parchi dai canali di scuola che Sale voleva fare, che sono stati bloccati per la protesta dei cittadini. I parco Pertini, il parco di Trenna, i posti in città potevano essere scempiati dalla politica di Sala, il quale non voterò mai. Volevo dire, sì, possiamo impedire la moschea a Lampugnano, possiamo impedire al di là, possiamo impedire al di là della sentenza del TAR che il Montestella, sacro memoriale di tutti i cittadini di Milano, venga distrutto dai muti che vogliono costruire al giardino del giusto, sì o no? Siamo d'accordo, siamo d'accordo. Qualche cosa sugli immigrati, guardi che ha un registratore in borsa. Vabbè signora, sì, sì. Va bene. Poi chi c'è? Dica signora, dica. Ciao Stefano, tu mi conosci molto bene. Volevo solo chiederti, per quello che riguarda gli uffici di previdenza sociale, hai visto la situazione com'è? Perché pur essendo gli uffici una... di? Previdenza sociale, che non funzionano per niente. Sono dell'INPS, non sono del Comune. Che c'entra il Comune? Ma c'è un assessorato, c'è un assessorato. Previdenza sociale o scusami, dei servizi sociali. Ah, ah, scusami, scusami. C'hai presente Maiorino? Sì. Tutto l'opposto. Spero, perché io l'ho girato tutti, io l'ho girato tutti in 5 anni, non ho avuto una risposta. Il signore qua, minaccia le volte. Dai, qua. Arrivo. Bello come il sole. Che c'è? Sì. Posso? Sì. Allora, la mia domanda è, cioè, da quando si è insediato il signor Isabia, sì, abbiamo riempito la zona di prostitute. È una cosa efficace, io vorrei sapere se è possibile tirarsi le pie da sotto casa. Dove? Allora, via Ippodromo, davanti al 14 e 16 c'è un stazionamento continuo e poi seguendo la via Napoli. Via Salmoiraghi, sono piene di prostitute, giorno e notte. Perché il decorato le aveva mandate via, poi si è allontanato e sono tornato. Dove è decorato? Con il permesso di Pisapia. Ma quando c'era Gabriele Bentini e Riccardo Decorato c'erano 30 pattuglie la notte, ora ce ne sono 4 a Milano. Ci sei più te e sono tornate le prostitute. No, ti sembrerebbe una cosa, no. Però te che avevi fatto, mi ricordo l'avevi mandate via un agosto, facesti un blitz. Allora noi avevamo moderatissimo, parliamo di prostitute, quindi adesso moderato. Noi avevamo una squadra, a quelli si chiamavano nuclei speciali, per ogni tipo di evenienza. E c'era anche un nucleo speciale che presidiava le strade più frequentate dalle nostre care amiche, e nel frequentare queste strade
ovviamente la frequentazione dei vigili era più forte della frequentazione di queste nostre amiche. Per cui non è che ci fosse una formula speciale, è chiaro che di sera, come ha detto Stefano in un, l'ho sentito in un recente dibattito, noi avevamo 40 pattuglie di incidenti di tamponamento, con 40 puoi fare la lotta anche alla prostituzione, oltre che ai tanti altri guai che ci sono in giro. E i soldi che arrivano per la promozione della moschea siano molto lontani da qualsiasi rischio di connivenza col terrorismo internazionale, perché noi non vogliamo avere, ad esempio a Roma c'è una moschea in cui l'imam è un imam assolutamente super moderato ed è una tranquillità per Roma, perché quella è una moschea che chiaro. È costruita tanti anni fa. Allora ce ne abbiamo quattro, però non la faremo perché dobbiamo trovare altri luoghi dove fare. Ok, prego. Buonasera. Però volevo avere informazioni circa i cantieri della M4. Velocissimo, i cantieri della M4 sono gestiti male, perché vediamo cantieri che durano tantissimo tempo, vuoti, dove non si lavora e che danneggiano molto le attività economiche, ma anche le attività private. Quindi noi metteremo per ogni quartiere dove c'è i NIL famosi, cioè i quartieri piccoli, dove c'è un cantiere, metteremo un manager del quartiere, del cantiere, in modo tale che sia il riferimento dei cittadini, dei commercianti, degli artigiani, perché si riducano al minimo i fastidi e perché ci sia un rapporto immediato con l'amministrazione. Oggi non è così, perché oggi bisogna fare la processione tra N uffici diversi dell'amministrazione per andare al commercio, piuttosto che a viabilità, a seconda dei problemi che esistono. Invece metteremo un manager per ogni quartiere per tutta la durata del percorso della M4. C'è questo signore, poi ragazzo, allora, molto brevemente, vorrei appunto che ci dicesse qualcosa a proposito del piano dei trasporti, che diciamo come ultimo è stato uno degli ultimi atti, se lo possiamo definire diciamo l'ultimo saluto di commiato, se vogliamo, fatto proprio lo scorso anno, dove praticamente molte le periferie vengono tagliate, dove il signor Pisapia non ha inteso diciamo accettare una raccolta di firme, va bene, per ben la presentate per ben la seconda volta, grazie. Va bene. Questo è quel ragazzo lì? Prego. Vai. Ciao Stefano. No, rispondi sul piano dei trasporti. Ah, guardi, sui trasporti facciamo anche lì, a presidente Maran, tutta un'altra cosa. Nel senso che noi faremo le scelte dei trasporti, per quanto riguardano i trasporti, le dobbiamo fare sentendo in maniera organizzata la popolazione, perché ci sono aree dove non arrivano i trasporti, dove non arrivano mezzi pubblici, serviti. Allora dobbiamo smetterla di fare decisioni a Palazzo Marino su questi temi, ma dobbiamo farli sentendo le esigenze della popolazione. Dobbiamo smettere di fare le cose che sono state fatte, spezzoni di piste ciclabili, tanto per dire che sono state fatte, che non servono a niente e sono anche pericolose. Se bisogna fare le piste ciclabili, bisogna farle fatte bene e mettere in protezione chi va in bicicletta, e dobbiamo fare in modo soprattutto di aumentare molto l'offerta dei servizi pubblici, perché dobbiamo sempre di più fare in modo che le persone preferiscano prendere un servizio pubblico che non l'auto privata, e quindi faremo molte azioni di aumento del servizio. Prego. Ciao Stefano, sono qua. Ecco, volevo chiederti delle cose relativamente a certe persone che sono indecise se votarti o meno Sala o Parisi, appunto. I temi principali sono mafia, appalto e assistenzialismo pubblico. Siamo mafia, tutto l'assistenzialismo già l'ha già affrontato prima. Prego. Guarda, c'è un tema molto importante di criminalità organizzata. Anche prendere il voto contro, cioè anche quelli che magari noi gli piacciamo tantissimo noi, ma gli fa... La domanda. Non si trova che fare il commissario di un evento, a prescindere dalla legge se te lo permette o meno, e poi candidarsi sia francamente immorale? No, lo so, io personalmente non ho mai voluto fare in questa campagna elettorale nulla che discrediti il mio avversario, perché voglio che gli anesi vedano.
per me e non contro Sala. Io penso che oggi delle perplessità ci sono sui temi che hai detto, però io penso che oggi tutti guardano a noi, ma a livello nazionale, e quello che è successo a Milano in questi giorni è importante, perché quelli che vogliono il cambiamento guardano a noi, e noi dobbiamo prendere i voti di tutti coloro che vogliono cambiare, e dobbiamo prendere la fiducia di quelli che non vogliono continuare con Pisapia, e sono la maggioranza dei milanesi. È molto probabile che noi domenica riusciamo, molto probabile. Allora, che c'è? Se no non c'è più tempo. Alla prossima trasmissione, dai. Alla prossima volta. Allora, lunedì prossimo. Lunedì prossimo. Allora, mi pare che abbia risposto a tutte le domande che gli avete fatto. Di solito si fa che parla solo uno di qua e tutti stanno zitti. Certo, magari ce ne sono molti altri che volevano parlare, ma prima di concludere sentiamo il ministro Tremonti, cosa dice. Allora, ministro Tremonti, che ne pensa di questo intervento del dottor Paese? Guardi, veramente dovrei riflettere giù un po', e vorrei chiamare la vostra attenzione a un pensiero particolarmente profondo che ha espresso. Stefano Parisi può diventare un grande sindaco, ma per riuscire nel suo intento deve chiamare un ministro del bilancio adeguato alle sue aspirazioni. Se crede che il ministro Tremonti, il ministro dell'economia più bravo d'Europa, possa essere utile, mi metto a sua disposizione. Grazie Ministro Tremonti, non perdi occasione. Allora Stefano, se vuoi dire un minuto qualcosa a tutti quelli che ci hanno seguito fin qui, glielo dici e poi così concludiamo. Prego. Voglio ringraziare tutti, innanzitutto Paolo Del Debbio che è venuto a darci una grandissima mano. Sapete che Berlusconi voleva lui sindaco di Milano, e sarebbe stato molto meglio, ve lo giuro io. Beh, di qualcosa di serio, Stefano, ti devono votare. No, invece è importante, vi ringrazio sia quelli che sono decisi, anche gli indecisi, perché spero che vi decidiate, ormai ci avete 5 giorni per riflettere, e poi vi decidiate. Io credo che i prossimi 5 giorni sono molto importanti e domenica prossima dobbiamo andare tutti a votare, perché Milano deve cambiare, hanno messo un'elezione molto in là, sperando che la gente andasse in vacanza, invece è brutto tempo, è così, è come se fosse maggio, anzi aprile, e quindi dobbiamo fare in modo di portare tutte le persone a votare, perché a Milano la prevalenza delle persone vogliono cambiare, e allora credo che se veramente vogliamo fare in modo di cambiare dobbiamo mettercela tutta. Se voi vi impegnate domenica prossima, io poi vi giuro che per i prossimi 5 anni facciamo scintille. Grazie a tutti di essere stati con noi, e buona serata, grazie a tutti, grazie.